Come vedete, oggi per questa videoricetta abbiamo un ospite in più, uno sconosciuto, non siamo in nessun ospedale, non siamo in nessuna clinica, oggi però proviamo a utilizzare l'azoto liquido. È un liquido a meno 200 gradi, quindi con una serie di accortezze anche a livello di utilizzo. Questo è un bidone, è un thermos professionale da 10 kg, ci sono anche più piccoli, quindi a livello teorico uno può farselo anche a casa. Ci piace dare una cultura del cibo, la cultura del cibo prevede anche una piccola parte di quella che viene chiamata cucina molecolare ed ecco quindi oggi l'utilizzo dell'azoto per realizzare istantaneamente un gelato alla vaniglia. Sempre assieme a Paolo che ci dà gli ingredienti. Ok, abbiamo mezzo chilo di latte, 6 tuorli, 250 grammi di zucchero e una bacca di vaniglia. Perfetto, allora iniziamo a mettere tutti gli ingredienti con la polpa della vaniglia all'interno della boule e io intanto verserò l'azoto, questo è un classico contenitore da gelato, verserò qui un pochino di azoto. Questo fumo che si sprigiona e il rumore, o se prestiamo attenzione, è come se bollisse, è perché c'è uno scambio termico chiaramente, questo è a meno 200 gradi, l'azoto, immaginate, l'acqua bolle a 100 gradi e quindi fa le bolle, il fumo e tutto quanto. L'azoto bolle a una temperatura molto più bassa, quindi per noi in questo momento l'azoto è come se stesse bollendo, quello è il motivo di tutto il fumo. Allora, una volta che abbiamo messo tutti gli ingredienti, con una frusta iniziamo prima a mischiarli tra di loro e piano piano iniziamo anche a versare l'azoto liquido, facendo attenzione quando giriamo a girare bene tutte le pareti, altrimenti inizierà a congelare la parete, quindi devo essere particolarmente bravo a mescolare. Iniziamo a mettere l'azoto piano piano e importante anche il movimento della frusta in modo da far incorporare ossigeno al nostro gelato, quella che viene chiamata la mantecatura. Sicuramente forse non completamente realizzabile a casa, però la spettacolarità di quello che stiamo facendo, immaginate per assurdo io potrei essere sotto un sole cocente in mezzo a un parco e riuscire a realizzare un gelato all'istante. Ci accorgiamo man mano che giriamo che probabilmente inizia a diventare un po' più denso. Paolo? Non ancora? È ancora un po' molle. È importante la comunicazione in questo caso fra chi versa l'azoto e chi sta girando, perché chiaramente vedete il fumo si vede pochissimo, quindi si va in base alla consistenza. Posso? Ok, direi che c'è quasi. Ancora un goccino di azoto e poi abbiamo terminato. Ok. Perfetto, abbiamo raggiunto quindi la consistenza desiderata. Abbiamo quindi realizzato il nostro gelato istantaneo alla vaniglia grazie all'utilizzo dell'azoto. Chiaramente questo è solo un esempio delle mille applicazioni che può avere sia l'azoto che la cucina molecolare all'interno di una cucina o di una pasticceria. Per adesso ci fermiamo qua, vi ringraziamo, grazie Paolo e una buona estate e buona continuazione a tutti.